Roberta ha una cannula tracheostomica, ha bisogno di essere aspirata periodicamente, se non viene aspirata le potrebbe provocare anche un soffocamento. Sono manovre che può fare solo un operatore sanitario. Bambini come Roberta con disabilità gravissima non possono andare a scuola perché gli hanno detto che non gli danno l'infermiera a scuola e quindi non ci possono andare. Parecchi genitori sono convinti che i loro figli, siccome hanno una disabilità e siccome hanno bisogno di infermiera a scuola, non hanno diritto di andare. Quando siamo nel 2023, una regione che si dichiara di essere la locomotiva d'Italia, tutto questo non può esistere. Roberta è una bimba milanese disabile grave che a causa della carenza di operatori sanitari in Lombardia non può frequentare regolarmente la scuola primaria. Per i casi come il suo, le norme sulla sanità regionale prevedono che in classe sia costantemente presente un infermiere, ma gli enti convenzionati che dovrebbero garantire il servizio sono cronicamente sotto organico e spesso l'operatore sanitario da mandare non c'è. Parliamo dell'assistente infermieristica perché bambini come Roberta con disabilità gravissima hanno bisogno, oltre che dei sostegni classici come fosse l'insegnante, l'educatore, anche di una presenza infermieristica costante, perché chiaramente a rischio vita, avendo dei presidi come la PEG, come la tracheostomia. Tutto questo significa che una famiglia con una bimba come Roberta non ha la sicurezza che la bambina può andare tutti i giorni a scuola. Mentre bambini che non hanno bisogno di assistenza infermieristica, se manca l'insegnante di sostegno, in qualche modo possono andare a scuola, Roberta senza infermiere non può andare a scuola. Tutte le settimane, il venerdì, ci arriva il programma per la settimana successiva e noi solo in quel venerdì possiamo sapere se Roberta può andare a scuola, per quanto tempo, per quante ore, e chiaramente conseguentemente se la famiglia può essere ancora, diciamo, famiglia, nel senso che i genitori possono andare a lavorare, eccetera, eccetera. Questo chiaramente, secondo me, secondo noi, è qualcosa che nel 2023 è assolutamente fuori da ogni norma e chiaramente da ogni giustizia ed equità sociale. Per vedere riconosciuto il diritto all'istruzione della propria figlia, i genitori di Roberta hanno fatto ricorso contro la Regione Lombardia al Tribunale di Milano, che ha però dichiarato di non potersi pronunciare, rimandandoli al TAR. La vicenda comincia il 19 agosto del 2022, quando Roberta viene abbandonata dall'ente assistenziale in modo unilaterale. Dopo vari discussioni con l'ente, con la SST, con l'ATS, abbiamo deciso poi di rivolgerci alla magistratura e fare un ricorso d'urgenza presso il Tribunale di Milano. E ci sono state due udienze, una il 26 ottobre, l'altra l'11 novembre, e l'11 gennaio abbiamo avuto la triste sentenza, nel senso che il giudice ha deciso di non decidere. Quindi, nonostante tutto quello che abbiamo detto, nonostante il diritto della scuola sia inalienabile e chiaramente neanche il giudice potesse dire che Roberta non avesse diritto ad andare a scuola, tutti sono lavati le mani, nel senso che la Regione Lombardia ha dato la colpa alla SST, l'interrogatore ha dato la colpa al fatto che non ci siano risorse umane. E in tutto questo il giudice ha detto: io non sono competente perché voi state chiedendo una modifica dell'orario e quindi del piano assistenziale, dovete andare al TAR. In tutto questo però, nonostante non ha deciso, ha deciso di condannarci alle spese da rifondere sia alla Regione Lombardia che all'interrogatore, quindi al danno, diciamo così, la beffa. Il diritto del minore disabile di ottenere assistenza infermieristica durante l'orario scolastico a cure e spese della ASL discende direttamente dall'articolo 38 della nostra Costituzione, che sancisce appunto il diritto fondamentale all'istruzione dei soggetti disabili. In più ci sono stati parecchi pronunciamenti della Consulta che ha sostanzialmente detto che il diritto va assicurato mediante il servizio di assistenza scolastica, trasporto, poiché per lo studente disabile è una componente chiaramente essenziale per assicurargli l'effettività del diritto. In questo caso sostanzialmente la Regione dice: noi non abbiamo fondi, per dirla molto brutalmente, e quindi possiamo garantire un tot di ore e basta. E il giudice non è entrato poi nel merito dicendo: no, secondo me è giusto che voi andiate davanti al TAR perché io non mi posso pronunciare. Quindi proprio ha evitato di entrare sostanzialmente nel merito. In un caso identico il giudice di Aosta aveva accolto il ricorso. Nel nostro caso invece il giudice
ha ritenuto che per la specificità della richiesta si debba andare davanti al TAR, che naturalmente ci comporterà tempi ben diversi, ben più lunghi. Come vede, poi i giudici chiaramente le pronunce possono essere le più disparate. Un giudice ha deciso per l'accoglimento e un altro ha deciso per il non pronunciarsi. Purtroppo questa è la situazione. Nell'attesa, i genitori di Roberta sono costretti ogni giorno a pagare di tasca propria un operatore sanitario, tagliando le spese sull'infermiere che dovrebbe invece assistere la bimba quando è a casa. Una scelta dovuta che li costringe ad estreggiarsi tra i turni di lavoro, lo smart working e la cura della figlia. È molto difficoltoso. Con Roberta facciamo turni H24, quindi anche la notte, e diventa difficile occuparsi appieno di Roberta, ma io parlo anche a livello sanitario. Non avendo più le figure di riferimento nella parte pomeridiana, spesso molte cose facciamo proprio fatica a tenerle sotto controllo, e questo quindi è un peso ancora più grande, perché ci porta anche molto spesso a prenderci dei giorni, perché è da dedicare completamente a Roberta. Emotivamente è molto difficile, anche perché questo, parliamo sempre di Roberta, ma ci sono anche altri due ragazzi, e poi ovviamente mettiamo sempre in secondo piano che è la vita di coppia. Quanto tempo per esempio non uscite a fare una cena? Non lo so, abbiamo perso il conto in questi 6 anni, forse 2, 3, forse 4.